Amici di Quarta Parete, buonasera, mi trovo qui al Teatro dei Servi dove fra poco ci sarà l'ultima prova generale dello spettacolo che andrà in scena domani 19 ottobre fino al 4 novembre, Segreti e Cipolle in un condominio di Piazza Vittorio. Vedete questo gruppo di lavoro, questa compagnia di musi e muse, piuttosto eterogeneo possiamo dire, e che vado a presentare, quindi Roberto Bonaccorsi. Ciao. Stefania Cofano, eccomi. Alessandro De Montis, Sandro Lavecchia, eccomi. Laggiù, Monica Luggini, che è l'autrice, l'attrice e anche regista dello spettacolo, insieme a Paolo Pioppini e Michael Zhang, eccomi. Ok, la mascotte. Allora, parliamo di uno spettacolo che parla, che mette al centro la vita frenetica di un condominio di Piazza Vittorio, con tutte le sue contraddizioni. Sì, è una storia molto, per certi versi molto semplice, sicuramente attuale, parla della tematica principale, l'integrazione razziale, ma a noi ci piace multietnico, abbiamo anche l'attore cinese. Mi pare che di questi tempi ci sta bene questa cosa. Eh? Abbiamo anche una greca, vuoi far sentire? Ho sbagliato, ma poi lo dico bene. Sì, 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 perché lei cita Platone in continuazione, quindi... È dotta. Fa un lavoro un po'... Il più bello del mondo. E il più antico, soprattutto. Sì. Però lei è molto saggia. Una prostituta qui nel palazzo, ben considerata e amata da tutti. Ciao, via vai. Allora, chi frequenta questo condominio? Allora, abbiamo qui un ex attore. Dillo tu che cosa fai, Roberto. Sono un ex attore, un personaggio, un amico di famiglia, e un personaggio un po' stravagante. Si arrangia, ormai non fa più l'attore, si arrangia a portare a spasso i cani delle persone, certo, del condominio, che non possono... Fai il dog sitter. Esatto, faccio quello lì. Bene. Mentre Alessandro, che sta là dietro... Allora, io sono Cesare. Sì. Sono compagno di scuola di Umberto e di Giorgio. Siamo cresciuti insieme dentro questo condominio a Piazza Vittorio. E soprattutto sono il primo amore di Marisa. E purtroppo ci ho lasciato il cuore. E Roberto. Quindi tanti rimpianti. Tantissimi. E Umberto me l'ha rubata. C'è poco da fare. Umberto, com'è sta storia? Non è vero che gliel'ho rubata. Ah, ecco. Poi lui ha dimenticato di dire che è l'unico che ha fatto i soldi. Si vede anche da come vedi. Guarda come siamo ridotti. Lui è il signore. Io invece, fra l'altro, ho anche perso il lavoro. Per un motivo segreto che si scoprirà nel corso della commedia. Che crea qualche, diciamo, disagio nei confronti di mia moglie Marisa. Stefania, abbiamo già capito qual è la tua attività principale, mentre Sandro... Io sono Sandro, in questa piazza faccio Leandro detto Lea, conosciuto da tutti Lea, faccio la parrucchiera, giro per le case a fare i capelli e sono quello che insomma poi alla fine conosce l'amore, quello vero. Che sa un po' tutto di tutti? Sì, anche, generalmente il parrucchiere... Quindi vediamo un po' di cose. Quindi ve la battete, insomma. Mentre Michael... Io mi chiamo Michael, ma tutti in scena mi chiamo Nihao. Niente, sono un cinese che parla romano, in realtà faccio proprio me stesso, non è che interpreto. Faccio proprio me stesso. Quindi non devi fare nessuna fatica, voglio dire, nessuno sforzo, no? di calarti nel ruolo. Anche le battute, quelle che gli escono. Ma le battute sono italiano, non in cinese. Alcune in italiano, alcune in cinese. Quando se le dimentichi, dice il cinese. Con chi è che c'hai sempre da discutere? Cioè, qua quello che mi rompe più le scatole è Cesare. Certo, non te so. Cioè, lui è, come dire... che è razzista. Ah, ecco. Lui è il razzista. Giustamente andava colorato un po' di noir, no? Perché insomma. Infatti è una commedia divertente dove sicuramente strapperemo delle risate, però si ride anche un po' amaro. Okay. Questa è sicuramente. Il teatro è comunque riflessione. Perché trattiamo adesso al di là, l'abbiamo raccontato veramente in chiave ironica, però trattiamo dei temi molto seri: l'integrazione, l'omosessualità, la perdita del lavoro e poi. Che voi siete
comunque una coppia. Noi siamo una coppia, un po' sfortunata. Sì, che abbiamo reciprocamente un segreto, ma qui tutti hanno un segreto, tutti quanti abbiamo qualcosa che ci unisce, che verrà svelato. I famosi scheletri nell'armadio. Esatto. E poi di fondo è comunque una commedia che parla di una storia, parla d'amore poi alla fine. Certo. Allora, storia sicuramente divertente, e vi volevo chiedere, ecco, ti volevo chiedere, perché poi tu sei l'autrice insieme a lui, cioè qual è stato lo sforzo, tra virgolette, per vivere questo, per sentirti dentro questo condominio? In realtà, Andrea, ho fatto pochissimo sforzo perché io sono cresciuta e nata a Piazza Vittorio. Ah, quindi fino a circa i 20 anni della mia età ho vissuto a Piazza Vittorio, quindi in realtà è un contesto che ti è familiare. Ho conosciuto proprio quel periodo dove sono cominciati ad arrivare gli extracomunitari, quindi sono un po' ricordi. Poi qui sono stati coloriti, alcuni personaggi inventati, certo, qualcosa di vero c'è, ed è stato un po' reso più divertente, quindi è stato veramente un ripescaggio nella memoria di alcune vicende, e soprattutto alcuni odori, perché poi diciamo infatti venivo la domanda, ma perché le cipolle, che ci azzeccano? Le cipolle ci azzeccano, perché noi lì in scena abbiamo una finestra e Marisa, che sarei io, non sopporta, a parte che un po' come Cesare non sopporta tutti questi extracomunitari che vivono nel suo quartiere ed abitano nel suo palazzo e non sopporta la puzza di cipolla, che ogni volta quindi che si apre la finestra. Quello intollerante? Lui è intollerante, ma io pure lo sono, io pure non scherzo. Scherzo, questa puzza di cipolle che praticamente profuma la nostra casa appena apriamo le finestre, io mi arrabbio appena qualcuno apre la finestra, quindi proprio non ce la faccio, però questa intolleranza alla fine ci sarà il lieto fine, ci sarà un bel finale, che possiamo dirlo, Paolo? No, sei sotto contratto. No, volevo solo dire che si ride, però volevo dire che qualcuno si è pure commosso. Questo volevo dire. Perché le cipolle, perché praticamente noi tagliamo le cipolle in scena e il pubblico che ci piace. Allora, ringraziandovi per la gentilezza, rinnoviamo l'appuntamento per domani, 19 ottobre fino al 4 novembre, Segreti e Cipolle in un condominio di Piazza Vittorio. Quindi venite a vedere, per ridere, per commuovervi, per stare insomma comunque a vedere uno spettacolo che sicuramente vi lascerà qualcosa dentro uscendo da questo teatro. Quindi scritto e diretto da Monica Luggini, interpretato da lei, con Roberto Buonaccorsi, Stefania Cofano, Alessandro De Montis, Sandro Lavecchia, Paolo Pioppini e Michael Zang. Grazie a tutti. Grazie a te, Andrea. Vi aspettiamo. E buon teatro. Buon teatro a tutti. Grazie.